Berezzi, quindi benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua in questo video per andare un po' a parlare di Primavera 2, perché quest'oggi si è giocata l'ultima giornata del girone di andata per la Regina, perché ieri hanno giocato così in ciclotone, ne abbiamo già parlato, e in quest'ultima giornata la Regina fa una vittoria di un'importanza incalcolabile, termina infatti 2 a 1 per la Regina questa partita contro il Cesena, veramente vittoria importantissima perché si affrontava la seconda della classe, squadra che si sta lottando la promozione con la Lazio, una vittoria veramente di importanza incalcolabile, era quasi un testa coda e sono 3 punti importantissimi per una Gina che veniva da un momento molto molto complicato e in cui non si riuscivano a fare risultati, in cui ormai si raccoglievano sconfitte su sconfitte un po' in tutti i campi. Sono 3 punti d'oro per poter affrontare la sosta veramente con più serenità e poi un giorno di ritorno diverso, certamente diverso perché quello di andata è stato molto, molto negativo per quanto riguarda i marcatori Foti e Garau per la Regina, Vallocchia per il Cesena e ripeto, 3 punti importanti anche in ottica classifica, con questa vittoria la Regina sale a 8 punti in classifica, rimane ultima ma a -1 dalla Teano, a -3 dal Crotone e si inizia ad avvicinare a quelle che la precedono in classifica, quindi vittoria fondamentale e anche fondamentale tanto quanto inaspettata perché contro, ripeto, una squadra che sta facendo benissimo, che ha tantissimi calciatori che sta facendo molto bene, un calciatore che secondo me dovrebbe andare nel professionismo, Cash Pendi, una squadra comunque molto, molto importante, il Cesena, e alla fine, ripeto, 3 punti veramente, veramente d'oro, soprattutto perché, come anche ho già accennato prima, adesso c'è la sosta, si ritornerà quindi a giocare a metà gennaio. E adesso c'è il tempo per riflettere, ma soprattutto riflettere con serenità, perché un conto è affrontare la sosta con una sconfitta, un mese di sosta praticamente con una sconfitta alle spalle, un conto con una vittoria alle spalle. Se certamente il mister potrà lavorare con più serenità e tranquillità per poter, ripeto, affrontare un girone di ritorno in maniera diversa, perché quello di andata è stato negativo, ultimo posto in classifica, molto peggio rispetto all'anno scorso e c'è da fare certamente di più. Questo è l'obiettivo per il girone di ritorno che vedrà Regina subito scendere in campo in un'altra partita importante in casa contro il Frosinone, altra partita complicatissima perché il Frosinone è in piena zona playoff al terzo posto in classifica, quindi altra partita sulla carta proibitiva, però la Regina certamente avrà l'obiettivo di fare come quest'oggi, riuscire a strappare punti importanti per uscire dalle sabbie mobili dell'ultimo posto della bassa classifica. A questo punto mi fermo, ci vediamo con un prossimo video, ciao ragazzi!